E poi sei arrivata tu a dare un senso a questo 2020 pieno di paure, incertezze e dolore. Sei un piccolo germoglio di speranza in mezzo ad una natura ostile. Il mio cuore trasborda di amore e felicità. Benvenuta principessa mia. Fiocco rosa. La ex modella ed ex naufraga dell'isola dei famosi mamma per la seconda volta all'età di 49 anni. Lei e il compagno Fabrizio Ragone hanno accolto una bella bambina, come si vede nelle immagini condivise a mezzo Instagram, ma i neo mamma e papà bis non hanno ancora svelato il nome dato alla piccola. Sono già genitori di Mattia, che è nato nel 2014, e ora hanno dato il benvenuto alla loro principessa. Gioia grande per il compagno, imprenditore che ha fondato uno spazio eventi a Roma. Continua dopo la foto, Yuma Diakite aveva lasciato il reality di Canale 5, edizione del 2019. Quasi subito e proprio per il piccolo Mattia, mio figlio non mangiava più e faceva gli incubi. Non ci ho pensato neanche un attimo e sono partita, sarei tornata a nuoto, aveva spiegato la ex modella Maliana a Verissimo. Poi, dopo l'addio all'isola, l'abbiamo vista più volte in TV. Continua dopo la foto, negli ultimi 2 anni la modella che nella sua carriera ha sfilato e posato per i più importanti marchi fashion, da Armani a Benetton, è stata ospite a Ciao Darwin, Doll Together La e La Pupa e Il Seclone e viceversa. E a giugno scorso, ospite di Silvia Toffanin, aveva rivelato di essere in dolce attesa per la seconda volta. Continua dopo foto e post. Una notizia che la bellissima Yuma aveva accolto con enorme gioia, felicissima di poter diventare di nuovo mamma alle soglie dei 50 anni, non pensavo potesse essere possibile, penso che sia un miracolo. Sono molto felice di condividere con voi questa notizia e abbraccio gli italiani in questo momento difficile per tutti e vi auguro tante belle cose. Ora il lieto evento e su Instagram è stato subito salutato con cuori e felicitazioni, anche dalle amiche VIP come Jane Alexander e Benedetta Mazza tra le tante.